innalzate nei cieli lo sguardo, la salvezza di Dio è vicina, risvegliate nel cuore l'attesa per accogliere il Re della gloria. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente, che ci comandi di preparare la via a Cristo Signore, donaci nella tua benevolenza di non lasciarci abbattere dalle nostre debolezze mentre attendiamo la consolante presenza del Medico Celeste. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. A chi potreste paragonarmi, quasi che io gli sia pari, dice il Santo. Levate in alto i vostri occhi e guardate. Chi ha creato tali cose? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e le chiama tutte per nome. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuna. Perché dici, Giacobbe, e tu, Israele, ripeti: la mia via è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse? Non l'hai udito? Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono. Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia.
benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedico il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla forza la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Benedici il Signore, anima mia. Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Benedici il Signore, anima mia. Viene il Signore a salvare il suo popolo. Beati coloro che sono preparati all'incontro. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore. Il Vangelo che abbiamo ascoltato e che il Signore oggi vuole donarci in questa Eucaristia contiene un invito che parte dal suo stesso cuore e raggiunge in maniera incisiva anche il nostro. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Gesù sta parlando al nostro cuore, invitandoci ad andare verso di Lui, a portare a Lui tutta la nostra vita, la nostra attività quotidiana, quel continuo affaticarci mediante il quale si costruisce giorno dopo giorno la nostra vita. Diceva il cardinale Newman che il cuore parla sempre al cuore, e così anche Gesù oggi ci rivolge dal profondo del suo cuore queste parole così cariche di consolazione, poiché abbiamo bisogno nella nostra vita, ma in modo particolare nel nostro cammino di fede, di un punto imprescindibile di riferimento. Abbiamo bisogno che qualcuno stia dalla nostra parte, qualcuno possa donarci sollievo, possa confortarci, possa rimetterci continuamente in vita. E questo qualcuno certamente è Gesù, poiché nel suo mistero dell'Emmanuele che contempliamo e che stiamo celebrando in questo avvento, Lui si è fatto il Dio vicino a noi. Ed oggi Egli ci offre due caratteristiche con cui poter andare da Gesù, poter assimilare giorno dopo giorno il nostro cuore a quello di Cristo. Quelle due virtù che Gesù considera proprie, ma dalle quali dobbiamo sempre imparare: la mitezza e l'umiltà. Gesù è mite e umile di cuore. Gesù è mite perché ha dato spazio nella sua vita al progetto del Padre. La lettera agli Ebrei, riportando il mistero dell'Incarnazione, dice: «Un corpo mi hai donato, ecco Signore, io vengo a fare la tua volontà». E la mitezza di Gesù si manifesta proprio nella sua completa e piena disponibilità all'azione del Padre, che non pone barriere.
Gesù non impone la sua volontà, ma come tante volte nei Vangeli ascoltiamo, Padre, non la mia, ma la tua volontà. E la persona mite è colui che non pone resistenza all'opera di Dio, si fida di Dio, si lascia condurre mano per mano da Dio. Ma Gesù è anche umile di cuore, perché la mitezza non può rimanere soltanto chiusa in se stessa, ma ha bisogno di manifestarsi in quell'atteggiamento di umiltà che Gesù, il Verbo fatto uomo, il servo dell'umanità, è venuto a vivere pienamente, l'umiltà del servizio, l'umiltà che è capace di farsi carico anche di ogni genere di dolore e di sofferenza. E quanto abbiamo bisogno in questi mesi, in questo anno che ormai volge al termine, abbiamo bisogno di sentire che Gesù è dalla nostra parte, che Gesù è il servo umile che lotta insieme a noi, che soffre insieme a noi, che comunque spera insieme a noi e intravede con noi il futuro di Dio che si apre dinanzi a noi. Vogliamo chiedere al Signore proprio in questa giornata queste due virtù che debbono in qualche modo contraddistinguere il nostro stile cristiano di vita: la mitezza e l'umiltà, così come ha fatto Maria, che si è fidata completamente di Dio, che è stata davvero travolta dall'azione di Dio, che ha preso un corpo nel suo corpo. Ma vogliamo chiedere anche l'umiltà di metterci a servizio del progetto di Dio, come ha fatto anche San Giuseppe, di cui ieri il Papa ha indetto questo anno straordinario nel 150° anniversario della proclamazione del Santo a patrono universale della Chiesa. Sono coloro che ci accompagnano in questo tempo di Avvento e chi meglio di loro ci mostrano la via di Dio, la via che Gesù in questo Natale vorrà donarci, la via dell'umiltà e la via della mitezza. Dio sarà sempre dalla nostra parte. Al Signore nostro Dio, che dà forza allo stanco e vigore allo spossato, con piena fiducia rivolgiamo la nostra supplica dicendo insieme: Signore, fa che speriamo in te. Signore, fa che speriamo in te. Per la Chiesa, cammini senza stancarsi sulla via che conduce al Regno, preghiamo. Signore, fa che speriamo in te. Per coloro che sono chiamati a guidare i popoli, operano in favore degli oppressi e degli emarginati, preghiamo. Signore, fa che speriamo in te. Per chi è senza lavoro, trovi presto l'opportunità di una propria realizzazione e del proprio sostentamento, preghiamo. Signore, fa che speriamo in te. Per le vocazioni sacerdotali e religiose, suscita nuovi giovani che donino la loro vita a te e ai fratelli, preghiamo. Signore, fa che speriamo in te. Per ogni uomo e ogni donna, imparino a vincere il male e la violenza con la mitezza e l'umiltà, preghiamo. Signore, fa che speriamo in te. Per tutti coloro che soffrono le conseguenze dell'attuale epidemia da coronavirus, perché Dio Padre conceda salute ai malati, forza al personale sanitario, conforto alle famiglie, salvezza a tutte le vittime e ciascuno trovi conforto nella tua misericordia. Preghiamo. Signore, fa che speriamo in te. O Padre, giunga fino a te la nostra preghiera e fa che in Gesù Cristo tuo Figlio, mite e umile di cuore, possiamo trovare ristoro. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Magnifica è la mia.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da Te istituito, e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con in alto i nostri cuori. Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e Giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo rivestito di potenza e splendore. In quel giorno, tremendo e glorioso, passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua risurrezione, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i Vescovi suoi collaboratori, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, amami il mondo. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, amami il mondo. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, donaci la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che mi sono che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa
e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Imploriamo, Signore, la tua misericordia, la forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste del Natale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce Madre, in te esulta tutta la terra ed i cori degli angeli, Tempio Santo del Signore, gloria delle vergini, tu giardino del paradiso, soavissimo fiore, tu sei trono altissimo, tuo altar purissimo, in te esulta, piena di grazia. Nel giorno dell'Immacolata abbiamo...